Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'Angolo del Crimine. Questo è il secondo episodio della nuova rubrica Creepy Hollywood Stories, che tanto vi è piaciuta e anzi vi ringrazio non solo per l'entusiasmo, ma anche per tutti i suggerimenti che mi avete dato. Piano piano esaudirò tutte le richieste. La storia che voglio raccontarvi oggi non riguarda però un artista in particolare, bensì un film che è entrato di diritto nell'immaginario collettivo come film musicale per antonomasia, Il Mago di Oz, una pellicola del 1939 diretta da Victor Fleming e con protagonista la straordinaria Judy Garland, di cui farò un video apposito. Oggi però voglio svelarvi gli assurdi retroscena che si celano dietro la lunga, difficile, controversa lavorazione del film. Molti sono noti, ma altri potrebbero davvero scioccarvi. Siete pronti quindi? Iniziamo subito dicendo che nessun film inizia senza un buon soggetto. In questo caso la MGM, la casa di produzione del film, comprò i diritti dell'omonimo libro del 1900 scritto da L. Frank Baum, Il meraviglioso Mago di Oz. Un'opera di formazione suddivisa in 5 volumi che racconta le fantastiche avventure di una ragazzina, Dorothy Gale, in cerca della sua casa e della sua famiglia volata via con un tornado. Nonostante un solido soggetto, gli studios non riuscivano a decidere quale indirizzo dare al film, tanto che prima della stesura finale fu scritto e riscritto varie volte. Particolarmente arduo fu anche il casting, specie per il ruolo di Dorothy Gale, la protagonista adolescente del Kansas, la cui casa viene portata via da un tornado e che si ritrova a vivere una fantastica avventura in compagnia di una combriccola di personaggi bizzarri. Come tutti sanno, gli studios avrebbero voluto la piccola star del cinema Shirley Temple per il ruolo di Dorothy. Nei progetti degli studios, la piccola attrice all'apice della sua carriera avrebbe garantito il tutto esaurito al box office. Peccato che la trattativa fallì miseramente. Ufficialmente perché le doti vocali della Temple, per quanto notevoli, non erano lontanamente adeguate allo stile di un musico hollywoodiano. In realtà, la 20th Century Fox, con il quale la Temple aveva un contratto di ferro, non volle in alcun modo cedere la loro piccola star, quindi non se ne fece nulla. A quel punto, gli studios dovettero ripiegare sulla loro seconda opzione, la sedicenne attrice e cantante Judy Garland, ai tempi semi sconosciuta ma già con un talento enorme. L'ingaggio di Judy però fu soggetto a molte assurde clausole. Una di queste era che la giovane attrice avrebbe dovuto perdere almeno 6 kg. E da professionista qual era, la Garland si mise a dieta, seguendo un regime alimentare davvero davvero restrittivo a base di anfetamine, che la resero dipendente dai farmaci per tutta la vita. Eppure questo non impedì ai producer del film di riferirsi a lei come la piccola maialina grassa. Inoltre, dovendo la Garland recitare la parte di una dodicenne, non era assolutamente pensabile potesse mostrare le sue rotondità. Ecco perché alla Garland veniva fasciato il seno con delle fasce strettissime, ma non solo, per snellire ancora di più la sua silhouette, le facevano indossare dei corsetti, che unito alle fasce per il seno quasi le impedivano di respirare. Tanto che più di una volta la ragazza svenne sul set, ma non solo per le fasce, ma anche per la mancanza di cibo sostanzioso e per le lunghe, interminabili riprese. Anche i costumi che era costretta a indossare erano stretti e fascianti all'inverosimile. E pensate che in quasi tutte le scene Judy ballava e cantava. E quanta fatica doveva costarle anche solo parlare. Questa ossessione per il peso della Garland, però, non era una novità per la giovane attrice. Nel suo primo film, Pigskin Parade, del 1936, girato a soli 14 anni, il capo della MGM, Louis B. Mayer, le impose una dieta restrittiva a base di brodo di pollo, caffè e sigarette. La ragazza era circondata da persone che riferivano a Mayer di ogni violazione di quell'assurda dieta da fame. E per tutto il tempo in cui rimase legata alla MGM, la Garland dovette lottare con gli studios su come, quando e quanto mangiare. Nella sua biografia, la Garland scrive: «È la cosa che ricordo con maggiore vividezza di tutta la mia infanzia».
Ma non è tutto. Judy Garland, per buona parte della lavorazione del film, subì violenza psicologica, ma anche fisica. Venne schiaffeggiata dal regista Victor Fleming per via di una scena dove Dorothy avrebbe dovuto dare un ceffone al leone. Ma quella scena venne girata e rigirata perché Judy non riusciva a smettere di ridere. E a quel punto Fleming, frustrato a suo dire, pensò bene di schiaffeggiarla. La scena successiva fu quella che finì nel film. La cura Fleming aveva funzionato, a quanto pare. Ma i retroscena creepy dietro la lavorazione del Mago di Oz non riguardarono solo la Garland. Anche gli altri componenti del cast ebbero enormi difficoltà, alcune insormontabili, e che portarono a conseguenze quasi nefaste. Buddy Ebsen fu il primo attore ingaggiato per interpretare l'Uomo di Latta. In realtà l'uomo non girò che alcune scene di prova e la sua performance non finì mai sullo schermo, perché venne subito sostituito da un altro attore. E volete sapere perché? Beh, per una ragione tanto semplice quanto assurda e spaventosa. Buddy si ammalò per le esalazioni da polvere di alluminio. Sì, perché dovete sapere che per ricreare quel look da uomo di latta, i truccatori non trovarono nulla di meglio che usare polvere di alluminio, che fece ricoprire di bolle il viso di Ebsen. Ma non solo, lo fece ammalare i polmoni, tanto che ebbe necessità di una tenda da ossigeno per ben 2 settimane. Anni dopo, in un'intervista, disse: «Una notte mi svegliai con dei crampi terribili alle mani, alle braccia e alle gambe. Avevo male al petto e non riuscivo a respirare. Credevo di morire». Come conseguenza, Ebsen fu licenziato e il film subì una battuta d'arresto in attesa di trovare un rimpiazzo adeguato per quel ruolo. Da parte andò all'attore Jack Haley, il quale però non ebbe maggior fortuna. Il dipartimento trucco e costume, non potendo per ovvie ragioni usare più la polvere di alluminio, pensò bene di ricoprire la faccia, le parti scoperte del corpo di Haley con una pesante e spessa pasta di alluminio, che chissà perché tutti pensarono fosse la soluzione ideale. Peccato che Haley finì con il soffrire di una gravissima infezione agli occhi, che fu successivamente curata, per fortuna. Ma Ebsen e Haley non furono gli unici a subire pesanti ripercussioni a causa dei costumi. Anche l'attore che interpretava il leone codardo, Bert Lahr, andò incontro alla sua buona dose di fastidi e fatti spiacevoli. Il suo costume apparentemente sembrava soffice e per nulla fastidioso da portare. Invece, la amara verità è che era non solo pesantissimo, ma anche maledettamente poco traspirante. Di conseguenza, il povero Bert letteralmente moriva di caldo. Senza contare le pesantissime luci di scena che di per sé alzavano la temperatura. Il costume era fatto di pelo di animale e copriva interamente il suo corpo, compresa la testa. Un costume che, pensate, pesava la bellezza di 40 kg. 40 kg che il povero attore doveva portarsi addosso per ore e ore. La conseguenza fu che Bert Lahr, che interpretava il leone codardo, era costantemente sudato, al punto che il suo costume andava asciugato ogni fine giornata perché letteralmente zuppo, per poterlo usare il giorno dopo. Anche per quanto riguardava il trucco, sorsero diversi problemi. La sessione di trucco per il solo leone codardo era talmente lunga e complicata che per evitare che si rovinasse, gli fu letteralmente negato di mangiare durante i break fra una scena e l'altra. Inizialmente l'attore accettò di buon grado e si nutriva sostanzialmente di zuppe e milkshake da tirare su con la cannuccia. Ma dopo un po' la cosa non sembrò funzionare tanto e pretese di mangiare e che gli fosse rifatto il trucco perché si stava letteralmente affamando. Calcolate che agli attori veniva richiesto di stare anche 18 ore sul set. Pensate a doverle affrontare tutte senza mai mettere qualcosa sotto i denti. Ma non pensate che lo spaventapasseri, o meglio l'attore che lo interpretava, Ray Bolger, se la passasse meglio? La maschera che fu costretto a indossare per ore e ore gli lasciò dei segni quasi indelebili sul viso. Ai tempi l'uso degli effetti speciali nel trucco era agli albori. Ciò significa che i materiali usati per ricreare gli effetti erano spesso poco confortevoli, pesanti e a volte dolorosi. Le caratteristiche linee presenti sulla maschera dello spaventapasseri gli rimasero letteralmente impresse sul viso per mesi. In generale, i costumi dei 3 personaggi maschili erano molto elaborati, pesanti e difficili da indossare, tanto che tra trucco e costumi i 3 attori impiegavano almeno 3 ore solo per truccarsi,
ed era un trucco che andava costruito da zero ogni giorno. Ma ricordate l'altra protagonista femminile del film? Sì, parlo proprio della malefica strega del West, interpretata da Margaret Hamilton. Tra tutti i componenti del cast, alla Hamilton toccò forse la sorte peggiore. Molti di voi ricorderanno la scena in cui la strega scompare in una nuvola di fumo. Per ragioni sconosciute, da quel fumo si sprigionarono delle fiamme che lambirono il viso della Hamilton, tanto da rimanere ustionata al labbro superiore, al naso, al mento, alla fronte, allo zigomo, ciglia e sopracciglia. Non ustioni gravi, si intende, tranne quella a una mano, ma che richiesero immediate cure mediche, con una conseguente interruzione delle riprese. Ma non pensate fu semplice per la Hamilton riuscire ad avere cure mediche immediate. Gli studios, letteralmente per non perdere ulteriore tempo, la lasciarono dolorante con la faccia devastata, senza richiedere le cure che le occorrevano. Tanto che la stessa Hamilton dovette chiamare un'amica affinché la portasse in ospedale per essere curata. L'attrice visse sulla propria pelle, in tutti i sensi, la totale insensibilità degli studios rispetto a un danno che le era stato causato e di cui qualcuno avrebbe dovuto rispondere. Ciò che ottenne fu invece una chiamata da un producer, in piena convalescenza, che le chiedeva quando avesse intenzione di tornare sul set. In realtà le ci vollero 6 settimane per tornare a lavorare, ma mentre la pelle del viso era del tutto guarita, quella della mano destra, ahimè, continuava ad avere grossi problemi. A causa di ciò, la Hamilton dovette indossare dei guanti verdi. L'attrice era decisa a fare causa agli studios, ma vi rinunciò perché il rischio di veder sfumare la propria carriera a causa di ritorsione da parte degli studios era troppo alto. Pensate quanto poco erano tutelati gli attori negli anni 30. Oggi una cosa del genere sarebbe semplicemente impensabile. La cosa assurda è che le fu chiesto di girare un'altra scena dove vi era coinvolto il fuoco. A quel punto la Hamilton puntò i piedi e si rifiutò categoricamente. E sapete com'è andata? Che quelle scene le girò una controfigura che, pensate, rimase anche lei ustionata. A quel punto non so se si poteva parlare di set maledetto o di inadeguatezza dei direttori di scena. Propendo per la seconda. Anche per la Hamilton il trucco fu fonte di guai. Il personaggio della strega aveva il viso e le mani verdi acceso e per ricreare quell'effetto i truccatori le applicarono sul viso una pesante pasta colorata, la cui concentrazione di pigmento era talmente alta che anche dopo settimane dalla fine delle riprese le rimase una patina verdognola che le dava un aspetto non proprio piacevole. Anche a lei fu impedito di mangiare cose solide, perché quella pasta non solo era verde, ma anche potenzialmente tossica se ingerita. E volete sapere come la ringraziarono gli studios per tutte le sofferenze patite? Tagliando le metà delle scene girate, perché molte di loro risultavano troppo spaventose per il pubblico di bambini, se non è cattiveria questa. Io non so se a questo punto sarete più in grado di guardare il Mago di Oz con gli stessi occhi, ma non pensate sia finita qui. Perché la dose di assurdità che sto per narrarvi adesso vi lascerà senza parole. Siamo nel 39, gli effetti speciali sono praticamente agli albori. Gli addetti ai special effects di allora, quindi, dovevano parecchio ingegnarsi per ricreare determinati effetti. Una scena in particolare rivista oggi fa quasi paura. Non per la scena in sé, ma lo capirete presto. La scena è quella dove Dorothy dorme su un campo di papaveri. E viene raggiunta dalla tormenta di neve mandata dalla strega buona per risvegliarla. Per ricreare quell'effetto di neve sottilissima e benevola, venne usato un materiale che di benevolo, ahimè, non aveva proprio nulla. La fibra killer, l'amianto. Sì, avete capito bene. Come molti di voi sapranno, l'amianto è un materiale molto molto resistente, tanto da essere stato usato per anni per fare tetti, coibentazioni, ma che in fase di lavorazione rilascia una polvere sottilissima e impalpabile che, ahimè, provoca malattie letali ai polmoni, tra cui l'asbestosi e il mesotelioma pleurico, un tumore al mesotelio dei polmoni che non lascia scampo. Talmente letale che i vertici della Eternit, fabbrica che produceva componenti in amianto, sorta a Casale Monferrato in Piemonte, è stata portata a processo per strage. Per quella fabbrica, ancora oggi, 30.000 persone si ammalano ogni anno di mesotelioma e asbestosi. Ma non solo si usò l'amianto per simulare la tormenta, ma anche per fare alcuni componenti di scena, come la scopa della strega. Venne largamente usato per ricreare la neve finta, anche perché era un materiale ignifugo, per cui tornava utile sul set.
Tuttavia, devo dire, secondo alcuni fan della pellicola, quella non era la fibra killer, non era amianto, bensì gesso. Chi lo sa, io spero fosse così, però. Chi lo sa. Ma parliamo un po' dei compensi degli attori. La Garland, che avrebbe dovuto essere la star del film, per questa pellicola guadagnò la bellezza di $500 alla settimana, cioè $3.000 attuali. Una cifra che all'apparenza può apparire adeguata, ma che, se paragonata ai compensi dei co-protagonisti maschili, mettono in mostra tutto il divario di genere che esisteva allora e che resiste anche oggi in moltissimi ambiti. I protagonisti maschili del film guadagnarono $3.000 la settimana, $54.000 attuali. Ma dopotutto gli studios erano noti per le sperequazioni di compenso, numero di pose, numero di scene, eccetera, eccetera. Pensate che persino il cane Terry nel film Totò guadagnò quasi quanto la Garland, ben $125 alla settimana, per fare il cane. Ma ebbero la peggio i mastichini, interpretati da persone affette da nanismo, che guadagnarono 50 miseri dollari la settimana e per giorni vissero in condizioni pietose ammassati in un hotel. A proposito dei mastichini, la loro figura rappresenta sicuramente la parte più controversa del film. Innanzitutto perché venivano trattati come bassa manovalanza, paghe irrisorie, turni massacranti di lavoro, pochissima soddisfazione, tanto che neanche vennero annoverati nei titoli di coda. Insomma, una categoria ampiamente sfruttata. Anche l'ingaggio di molti di loro fu controverso. Per quanto il nanismo sia una condizione diffusa, trovare un centinaio di nani adatti per il ruolo non fu impresa facile. Vennero fatte audizioni su audizioni e si reclutarono attori e comparsa un po' in tutti gli Stati Uniti. Alcuni di loro, chiaramente, non erano attori professionisti, anzi, molti erano ex galeotti, alcolisti e chissà che altro. Pare che sul set gli attori che interpretavano i mastichini fossero parecchio fumantini e spesso e volentieri davano vita a delle violenti scazzottate dentro e fuori il set. Erano inoltre rozzi e sboccati. Insomma, rendevano un ambiente lavorativo di per sé complicato ancora più difficile da gestire. Ma non erano solo le loro intemperanze a preoccupare. Pare infatti che molti di loro insidiassero la povera Judy, toccandola in maniera impropria. Anni dopo la morte della Garland, il suo ex marito, Sid Luft, in un libro che mai vide la luce, scrisse che i mastichini la tormentavano mettendole le mani sotto il vestito. Tuttavia, la storia dei mastichini molesti rimase niente più che un gossip. Una voce di corridoio, mai nessuno, in effetti, denunciò molestie sul set. Ma a proposito di leggende e voci di corridoio, una in particolare minò la credibilità del Mago di Oz e tutta la sua lavorazione. Una leggenda che riguardava proprio un attore che interpretava uno dei mastichini. La leggenda del mastichino impiccato sul set. Tutto partì da una scena, quella dove Judy, l'uomo di latta e lo spaventapasseri percorrono il sentiero di mattoni gialli. Sullo sfondo di questa scena vi era qualcosa che ha suscitato per anni la curiosità morbosa di tutti. Una figura che sembra proprio appesa a un cappio. La leggenda diceva che uno dei mastichini, distrutto dai turni massacranti, proprio durante le riprese di quella scena, decise di fare la sua ultima performance impiccandosi a favore di camera. Vi avverto che non c'è niente di vero in questa leggenda, anche se la spiegazione data dagli studios non è poi tanto convincente. Pare infatti che i direttori di scena abbiano portato sul set degli uccelli veri, tipo gru, per arricchire la scenografia e renderla più realistica. Quella figura che si vede sullo sfondo non è quindi l'ombra di un mastichino appeso, ma un uccello nell'atto di spiegare le ali per prendere il volo. Io, ragazzi, ho provato a vederci un uccello, ma continuo a vederci un appeso. Ditemi voi nei commenti se almeno voi ci riuscite. Il film, nonostante le innumerevoli difficoltà, vide finalmente la luce il 25 luglio del 1939. Inizialmente però non ebbe affatto il successo sperato, anzi, per nulla. La gente non sembrava disposta a spendere soldi per andare a vedere un film per ragazzi, ragion per cui per tutto il 1939 il film fece pochissimo incasso, anche perché quello stesso anno uscì anche il Colossal dei Colossal, Via col Vento, che credo detenga ogni record possibile e che in parte fu girato dallo stesso Victor Fleming, che venne accreditato nei titoli come regista, ma che di fatto abbandonò il set a metà lavorazione.
Pensate alla frustrazione del cast delle maestranze per un film dove letteralmente gli attori, le attrici e tutta la troupe avevano dato tutto quanto era possibile dare e che per anni venne considerato un totale flop. Almeno fino al 1956, anno in cui venne mandato in onda dalla CBS in TV durante le vacanze per i festeggiamenti del giorno del ringraziamento in novembre. La messa in onda fu un successo clamoroso. Quasi un americano su tre quella sera vide Il Mago di Oz, tanto che ancora oggi è considerato un capolavoro del cinema mondiale, sia per l'uso del Technicolor, ma anche per le scene e gli effetti speciali che per quei tempi furono davvero rivoluzionari. Ad oggi è annoverato fra le migliori pellicole per ragazzi mai prodotte. Negli anni 70 la Motown, la casa di produzione della migliore scena R&B e Black Music, produsse una versione afroamericana con protagonista la magnifica Diana Ross insieme al grande Michael Jackson. Non esattamente un capolavoro, ma le musiche erano davvero stupende. Che altro dirvi sul Mago di Oz, a parte che il tema musicale del film Somewhere Over the Rainbow è uno dei brani di maggior successo al mondo e che la sua sfortunata interprete dopo quel film avrà una carriera magnifica. Tra l'altro vincerà anche un Oscar giovanile per quel film. That life is still worthwhile if you just smile. Ma anche una vita piena di dispiaceri, guai e dipendenze, alcune delle quali nate proprio durante la lavorazione del Mago di Oz. Direi che come prezzo da pagare per essere una star, quello di Judy fu un conto parecchio salato. Ma della vita della Garland parlerò in un video a parte. Ditemi, conoscevate il retroscena del Mago di Oz? Se sapete altro che non ho detto nel video, vorrei lo scriveste nei commenti, sarò felice di leggerne. Faccio anche un piccolo disclaimer: se nel corso del video ho detto qualcosa di inesatto o impreciso, siete pregati di scrivermelo nei commenti, perché, come dico sempre, nessuno è infallibile a questo mondo. Spesso e volentieri si incappa in inesattezze senza volerlo, e trattandosi di storie di Hollywood, spesso quello che ci arriva è frutto di passaparola e voci di corridoio. Ho fatto varie ricerche e in teoria ciò di cui ho parlato corrisponde al vero, ma non si sa mai. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E a presto con una nuova storia crime. Ciao!